Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Autentici, sportello di accoglienza e ascolto per l'autismo. Per chi non mi conoscesse già, io sono Tiziana Naimo, sono una persona autistica, membro del consiglio direttivo di Neuropecuria e fondatrice del blog Bradipino Antartide. Sono insieme alla dottoressa Giulia Campatelli di Dirima Italia. Giulia, vuoi presentarti per chi non ti Ciao, conoscesse buonasera a già? tutti. Grazie Tiziana. Buonasera a tutti, ringrazio le persone che ci seguiranno stasera e anche quelle che poi vedranno in differita la registrazione. Io sono Giulia Campatelli, sono psicologa, psicoterapeuta, terapista di Floor Time e sono socia del consiglio direttivo di Rimea Italia, l'associazione per la divulgazione del Floor Time di un nuovo paradigma per la neurodiversità umana. Con noi questa sera ci sono Anita, vuoi dire qualche parola per presentarti? Allora, intanto piacere. Appunto, il mio nome è Anita, lavoro ormai dal 2018 in Italia e in Svizzera per provare a portare una prospettiva, appunto, anch'io da persona autistica e provare a costruire un ponte tra diversi tipi di neurodivergenze e neurotipicità. E poi Sandy D'Alessandro. Buonasera a chi ci sta guardando e chi ci vedrà dopo. Io sono una psicologa dell'età evolutiva, mi occupo appunto di infanzia, di adolescenza e sono anche una terapista di floor time. Allora, introduciamo l'argomento di oggi. Oggi parleremo di autismo e salute mentale. Quindi nel particolare parleremo del rischio concreto che la diagnosi possa coprire il profilo psicologico della persona, quando questa in particolare si ritrovi a dover chiedere anche un aiuto di natura psichiatrica, dell'impatto che hanno i contesti in cui si vive, anche gli interventi che si sperimentano sulla salute mentale delle persone, del supporto offerto dai servizi di salute mentale. Quando ci si ritrova ad averne bisogno, di alleanza terapeutica e consenso al trattamento, che questo sia necessario, e di gruppi di autoaiuto come validazione delle proprie esperienze, quindi un bel po' di cose. Quindi vuoi iniziare ad introdurre tu il primo argomento in scaletta, Giulia? Sì, allora questo argomento ci è stato richiesto quando abbiamo fatto girare un questionario inizialmente nella programmazione dello Sportello 2022 e il tema della salute mentale è emerso varie volte, sia in termini di ansia che in termini depressivi o in generale un po' una difficoltà poi a trovare supporto. È un tema che chiaramente è stato richiesto poi dalle persone adulte, perché il questionario è stato fatto girare ovviamente nella popolazione adulta, però in realtà è un tema che riguarda molto da vicino anche poi i bambini, ora chiaramente anche i ragazzi, poi adolescenti, però in realtà anche i bambini, soprattutto i bambini poi scolari, anche in età prescolare, perché la salute mentale è una dimensione che ci accomuna tutti e parlo da terapista. Le esperienze di vita e gli interventi di supporto stessi che noi proponiamo ai bambini hanno un impatto poi sulla costruzione dell'identità personale, sul senso di autostima, di autoefficacia e su quello che poi sarà tutta la struttura del benessere psicologico e della salute mentale della persona. Quindi mi rivolgo anche ai genitori che, insomma, che ci ascolteranno. È un tema di cui occuparsi e preoccuparsi da subito, a cui prestare poi cura e attenzione. Sì, in particolare molto spesso si tende a considerare che le persone autistiche abbiano dei problemi di salute mentale a prescindere, quando magari non è così, o quando questi si sperimentano, ad esempio si tende a considerare i problemi d'ansia come far parte dell'autismo e non come cose a sé stanti, eventualmente anche sui quali intervenire quando ce ne sia bisogno, anche con una terapia farmacologica se ce n'è bisogno. In questo modo magari si vanno a sottovalutare alcune cose, non capendo magari anche che possono dipendere pure dai contesti nei quali si vive e non dall'autismo. L'associazione che si fa di solito è quella che sei autistico,
allora sei ansioso perché sei autistico, oppure è depresso, allora è depresso perché è autistico. In questo modo si tende un po' a deresponsabilizzare l'ambiente, dal trovare un po' delle soluzioni per risolvere i problemi di ansia e di depressione della persona, e non si interviene in questo modo per dare un supporto alle persone e al malessere che stanno provando. Questa cosa forse si fa pure un po' con le problematiche di natura fisica. Adesso, ha mal di pancia? Vabbè, è autistico, tutti gli autistici hanno mal di pancia, si sa, facciamo, togliamo il glutine. cioè, penso che molti di noi, anche molti di noi autistici, cioè, a me è successo tante volte, sia a livello fisico, sia a livello di salute mentale, un po' una sottovalutazione, oppure oltre alle misdiagnosi all'inizio, prima di avere la diagnosi. Volete, Anita, hai qualcosa da dire su questo? Sì, troppo. No, io faccio parte della categoria di persone che comunque ha avuto una diagnosi tardiva, ma presto rispetto alla media delle donne autistiche, perché comunque l'ho avuta a 17 anni. Però il mancato supporto nell'età dai 6 anni in su direi che ha cominciato a impattare severamente la mia salute mentale. Poi col bullismo, che come benissimo sappiamo è un must dell'esperienza autistica, purtroppo ancora. E vuoi comunque appunto con la responsabilizzazione, perché magari non c'è la diagnosi, però c'è la comprensione che la persona ha un'esperienza di vita un po' diversa da quella anche solo spesso parte della famiglia che la circonda. E almeno nella mia esperienza, quello di cui parlavi tu adesso, Tiziana, il fatto di deresponsabilizzare l'ambiente rispetto a delle problematiche che poi la persona stessa autistica incontra, che non sono per forza intrinseche nell'esperienza autistica o non dovrebbero esserlo. È una cosa che io ho visto tanto sia in me che nella maggior parte delle persone autistiche che ho incontrato nella mia vita. Un po' il fatto di finire a fare il paziente designato della famiglia e venire centrato con tutte le problematiche che poi non vengono mai gestite. E si va ad aggiungere un peso ulteriore a un'esperienza che comunque sappiamo, quella neurodivergente, non essere semplice. Proprio nell'inserimento della società, nell'inserimento nel mondo del lavoro, ma anche solo nell'inserimento scolastico. Per cui mi risuona molto a livello personale, ma anche a livello di quello che ho visto e ho incontrato in persone adulte autistiche, che poi vengono lasciate con in mano un bagaglio di salute mentale che non è stata guardata perché è stata data la priorità a aspetti magari più di funzionalità, ecco, quotidiana, che però a volte hanno delle ricadute sulla salute mentale che non sono così funzionali a lungo termine. Sì. Senti, Giulia, forse. Sì, No, no, prego, io prego. sì, diciamo, questo argomento mi fa pensare un po' a una distinzione, diciamo, che anche nella mia esperienza mi è capitata, insomma, di osservare, la distinzione tra l'autismo associata anche una problematica di tipo depressivo, ansioso, quindi come comorbidità, diciamo, dell'autismo, e poi invece altre situazioni in cui in realtà ci sono dei vissuti depressivi e ansiosi che magari non si configurano come una vera e propria appunto comorbidità, e che però impattano moltissimo la vita dei bambini, ma soprattutto degli adolescenti. E questi vissuti io li ho osservati e li ho un po' valutati come molto legati alle situazioni contestuali, ne accennavate prima voi, alle situazioni contestuali che a volte, anziché fornire un supporto a questi vissuti depressivi, finiscono per esacerbarli in qualche modo. E questo soprattutto, per esempio, l'ho osservato negli adolescenti. In parte a volte dovuti a una mancata diagnosi, come diceva Anita, cioè mi è capitato per esempio di ragazzi che venissero a richiedere una consulenza per disturbi d'ansia, che in realtà poi cioè, sì, si scopriva non essere disturbi d'ansia, ma erano legati un po' a un vissuto di incomprensione rispetto anche alle proprie difficoltà relazionali o di comunicazione, ma che in realtà alla base avevano un disturbo, una neurodivergenza non riconosciuta e non diagnosticata. C'è poi tutto un altro aspetto che riguarda, per esempio, molti adolescenti autistici
che si trovano a far fronte a quelli che sono un po' i compiti evolutivi, no? Come tutti gli adolescenti, l'autonomia, ricerca di autonomia, la definizione della propria identità, soprattutto no? con il rapporto, diciamo, con il confronto da parte dei pari, e questa cosa naturalmente viene un po' ostacolata anche, e non soltanto dalle difficoltà che i ragazzi trovano nel relazionarsi o nel comunicare, ma anche da tutto un contesto che in qualche modo non riconosce queste difficoltà, e quindi in qualche modo tanti vissuti vengono appunto ad essere esasperati, no? Cioè, la voglia di comunicare, anche di essere autonomi, per esempio, rispetto alla famiglia, che però si scontra poi con un'attenzione magari che impedisce questa autonomia, attenzione giusta naturalmente da parte dei genitori, perché c'è magari un senso di protezione, e che però va a scontrarsi con quelli che sono poi dei bisogni adolescenziali che comunque emergono anche nei ragazzi con autismo, emergono tantissimo, tant'è che a volte diciamo durante l'adolescenza emerge più l'aspetto sano, tra del voler conquistare anche una propria autonomia, costruirsi una propria identità, rispetto a quelle che possono essere le problematiche. Sono poi degli aspetti che vanno ad intrecciarsi e che, come dicevo, possono anche portare a dei vissuti depressivi che magari non si configurano, ecco, come una depressione vera e propria, ma che naturalmente, se non sono supportati e attenzionati, possono poi sfociare e diventare problemi di salute mentale veri e propri. Io su questo mi vengono in mente due esempi che ho dall'intervento. Uno è quello di un bimbo che seguivo qualche anno fa, che adesso è diventato un ragazzone autistico, che aveva un importante disturbo d'ansia, quindi aveva, diciamo, un binario parallelo, no, a quello della diagnosi, che era veramente un importante disturbo d'ansia, riconosciuto anche dai clinici, però in qualche modo poi si creava questo paradosso, no? In cui lui, in quanto autistico, si sa che le persone autistiche possono soffrire di più d'ansia, e quindi lo sapevamo tutti, ma era un elefante rosa nella stanza, per cui no, vabbè, ma non è che possiamo fare un trattamento per l'ansia perché c'è l'autismo. E quindi ha passato la sua infanzia poi in questa lotta a cercare un supporto per l'autismo, ma anche per il disturbo d'ansia. E questo gioco delle tre carte, no, ha confuso molto poi anche i genitori, perché non sapevano bene dare un nome poi alle difficoltà del figlio. E il secondo esempio che ho è quello invece di una ragazza adolescente che aveva un'importante sensibilità tattile, al punto da avere delle crisi di panico. Lei non era consapevole di questa ipersensibilità tattile, o meglio, non l'aveva ben identificata, e quindi si trovava in circostanze sociali in cui poi veniva un po' a scontrarsi con questa sua caratteristica sensoriale, e l'ansia, l'angoscia, il panico poi prendeva il sopravvento. Tutti gli interventi che fino a quel momento avevano fatto l'avevano spinta a, tra virgolette, affrontare la sua paura, quindi sovraesporla alle informazioni tattili, sovraesporla a stimoli avversi, secondo me. Questo aveva un impatto enorme poi sulla sua sicurezza, sulla fiducia che dava agli altri, la fiducia che dava anche al suo corpo, perché poi tutti negavano, no, il problema. Quindi lei era la prima a dubitare, a dire vabbè. Che poi, tra l'altro, se cresci senza rispecchiarti in nessuno che ti possa spiegare un pochettino come funzionano le tue sensazioni, non lo potrai mai capire. Cioè, per me, dopo la diagnosi, ci sono venuti anni, almeno un paio d'anni, proprio per capire bene come funzionavano come funziona la mia sensorialità. Adesso posso cominciando davvero a viverci, a conviverci, a gestirla, a stare meglio. Cioè, ho scoperto le mie strategie, gli occhiali da sole del colore giusto, i tappi per le orecchie della giusta forma. Ne ho diverse cuffie, è un pochettino adesso la parte tattile è quella più difficile, anche socialmente ti ci scontri, perché una mamma che ti abbraccia e a te magari il contatto ti brucia sulla pelle, la mamma si sente rifiutata, poi per non dire quelli che tipo ti prendono per maleducata, per qualsiasi cosa. Quindi
Questa parte Sì, qua esatto. è molto sottovalutata. Vedevo Tina, Anita che annuiva. Hai esperienza anche tu. Sì, più che altro perché, cioè, rispetto a quello che diceva anche Giulia adesso, un comportamento assume significati diversi attraverso quale lente lo guardi. Nel senso che se lo guardi attraverso la lente della diagnosi di autismo, ci vedi una cosa, se lo leggi attraverso la diagnosi dell'ansia, ce ne vedi un'altra. E se non impariamo a mettere insieme le varie prospettive e anche aiutare, appunto, come dicevi tu, Tiziana, la persona ad avere gli strumenti per capire cosa sta succedendo, perché anch'io, come te, quando ho avuto la prima diagnosi, ho letto la parte sensoriale e ho detto: no, questa cosa non mi riguarda. Adesso mi fa ridere perché so di essere una persona estremamente sensibile alla parte sensoriale, ma come raccontava Giulia per quest'altra ragazza, non ne ero cosciente. Per cui, come lei, io cercavo di rispondere a delle richieste che mi venivano fatte da un punto di vista funzionale visto in termini neurotipici, per cui esci e relazionati, mentre veniva completamente persa l'attenzione a un lato che era altrettanto importante, che era quello di tenere sotto controllo il livello degli stimoli. Perché? Perché quello passava in secondo piano rispetto al performare in una maniera che sicuramente anche da chi mi faceva queste richieste era pensata anche in un'ottica positiva nei miei confronti e di crescita mia personale, però si perde sempre un po' la prospettiva del: ma la persona cosa vuole? Alla persona cosa serve? Che non sempre corrisponde a quello che il mondo esterno pensa che serva o pensa che faccia del bene. Sempre perché si guarda attraverso la lente neurotipica, che è quella che scambia il fuggire da un abbraccio per rifiuto, e a quella che scambia un carico sensoriale per ansia da relazione, magari. Qui ogni tanto vedo anche questa difficoltà qui, io l'ho visto sulla mia pelle, l'ho vista anche su tanti altri, proprio questi fraintendimenti alla base della gestione delle difficoltà che poi creano dei fraintendimenti e delle difficoltà poi successive enormi. Sì, e Sì, tra l'altro ti questo. espongono a una pressione sociale nel tempo fortissima che ha delle ricadute. Delle ricadute effettive. Sì, il tema è anche quello del non riconoscimento di queste difficoltà. Come diceva Anita, dipende tutto anche dalla lente con la quale si guardano le cose. E spesso, anche per i bambini, a me capita di seguire dei bambini che hanno una forte ipersensibilità tattile e anche nei contesti scolastici, per esempio, non essere riconosciuti nella loro difficoltà. A volte anche forzati a mettersi in fila per forza insieme agli altri o fare altre cose che in realtà hanno poi un impatto notevole sul bambino, perché chiaramente poi questa ipersensibilità, il fastidio reale che loro provano, si traduce in emozioni forti che non riescono a gestire e che poi magari sfociano in comportamenti di ansia, di fuga, di attacco a volte, ma basterebbe a volte riconoscere al bambino questa sua difficoltà e gestire tutto ciò che ne deriva nel modo adeguato, anche per farli sentire al sicuro. Questo naturalmente comincia dai bambini, ma poi naturalmente, se non riconosciuto, ha un effetto anche dopo, da adolescenti o anche da adulti, come avete detto voi. L'essere riconosciuti è avere qualcuno che ti comprende in quello che tu stai provando, è sicuramente il primo passo per la salute mentale, per stare bene e per potersi relazionare bene con gli altri. Questo Sì, sicuramente è un tema centrale. e questo insieme a quello che diciamo, affronti durante la vita va ad impattare in maniera diretta sulla salute mentale delle persone. Giulia, vuoi... Sì, grazie perché mi leggi nel pensiero. Stavo pensando, stavo pensando un po' all'impatto delle relazioni, anche le relazioni di cura e di supporto nella lettura dei bisogni psicologici della persona. Credo che molto spesso noi terapisti si faccia un fraintendimento di base, ovvero si fa un gran parlare di autoregolazione, ne abbiamo parlato anche all'altra diretta. E passa a volte un po' il messaggio nei genitori o negli operatori magari meno informati che le emozioni cosiddette negative siano di sregolazione. Cioè, sei arrabbiato, sei frustrato, sei spaventato, ah, sei disregolato. Invece no, non sono disregolata, sono nel pieno controllo di me. È che sto vivendo la rabbia, sto vivendo la paura, sto vivendo lo stress. E Rabbia e paura che vive chiunque.
che vive chiunque, però nei bambini noi siamo particolarmente allarmati con le emozioni, per cui finché sono quelle positive per chi le vede, tanto quelle negative sono difficili da gestire, quindi abbiamo paura che al bambino succeda qualcosa o a livello caratteriale chissà come diventa come persona, no? Se vive un'esperienza di rabbia o di paura. A maggior ragione io vedo nei bambini neurodivergenti, cioè c'è l'idea che oddio è saltata la regolazione, il bambino è disregolato, arriva la crisi comportamentale e quindi facciamo tutta una serie di interventi volti a evitare, a prevenire, a diminuire, però io mi chiedo, dobbiamo prestare attenzione anche al messaggio che diamo al bambino stesso. Il messaggio è: devi aver paura di queste emozioni perché ti fanno male, e tutta la tua rete adulta intorno si attiva perché tu eviti di manifestarle o tu non vada incontro a quelle situazioni. Invece sappiamo che nella vita le emozioni negative insegnano tantissimo, io so tantissimo di me sulla base di quello che mi fa arrabbiare, capisco i confini nelle relazioni, capisco i miei valori, capisco le cose a cui tengo, grazie alle volte che mi sono arrabbiata anche. Però quindi è una costruzione dell'identità che allora comincia a plasmarsi perché gli altri rispondono in modo diverso. Quindi dobbiamo avere a mente anche il nostro stile di gestione delle emozioni e di tutto quello che è poi il profilo psicologico di una persona quando abbiamo a che fare poi con i bambini, perché altrimenti cominciamo con le forbici, no, a tagliare dei rami convinti di potare in modo giusto, in realtà stiamo plasmando una persona verso una traiettoria che magari non sarebbe stata quella naturale. Tra l'altro questa cosa delle emozioni, della rabbia, per anni per esempio ho represso la rabbia perché mi capitava da bambina, quando, che poi non era rabbia, era un meltdown, adesso lo so, quelli là erano visti come, erano proprio sanzionati, non lo sapevano, e quindi mi sentivo in colpa, e negli anni la rabbia l'ho presa e l'ho chiusa in un cassetto. Questa cosa non è sana per niente, che poi, come il famoso vulcano, che quando esplode distrugge tutto. Questa cosa, hai detto una cosa fondamentale, Giulia. Anita, forse tu alzavi il dito, visto bene? Sì. Perché mi veniva ad aggiungere una cosa sul fatto di tagliare parti importanti, perché sappiamo tutti benissimo che nelle donne autistiche in particolare l'incidenza di trauma e di abuso è altissima, molto più che nelle donne neurotipiche. Cosa succede se noi andiamo, cioè non solo andiamo a insegnare al bambino che, o alla bambina, che deve aver paura di quelle emozioni, ma magari gli comunichiamo che quelle emozioni non è giusto sentirle, non è giusto esprimerle, e quindi che si deve adattare all'ambiente, qualsiasi cosa succeda. Non c'è cosa più pericolosa di questa, perché poi cosa fa il bambino? Dice di sì a qualsiasi cosa. E allora il limite dove sta? Cioè, nella mia esperienza c'è stato questo, il fatto di essere talmente repressa, talmente contenuta, invece che ricevere gli strumenti per gestire quelle emozioni. E poterlo fare anche solo banalmente in una co-regolazione invece che autoregolazione, perché poi sembra che venga esclusa come possibilità, mentre è parte integrante dell'esperienza umana il fatto di imparare a regolarsi insieme. E forse è una cosa di cui non penso che nessuno di noi si liberi definitivamente in tutta la vita, non vedo perché ogni tanto pretendiamo dai bambini che siano già in grado di farlo così, quando noi da adulti ancora facciamo fatica. Però ecco, io ho visto molto spesso su di me per prima gli anni appunto per riacquistarli, e anche solo il diritto di non voler fare qualcosa o di dire questa cosa non mi appartiene o questa cosa mi mette a disagio, perché il fatto di imparare che la priorità è il disagio altrui e soprattutto il benessere altrui, e quindi il tuo comportamento si deve allineare con quello che è la richiesta esterna, sempre comunque, perché le emozioni che tu senti o non sono reali, come diceva prima Giulia sull'esperienza sensoriale, o non vanno bene perché sono troppo per il contesto da gestire, tu impari a stare zitta. E è pericolosissimo. E secondo me anche questa è una cosa su cui passiamo sopra un po' troppo spesso. Cioè, a cos'è che stiamo insegnando al bambino? A regolarsi, a esprimere un bisogno, o a tacere e a allinearsi col resto del mondo? E questo poi in che contesti, a quali ricadute? Perché è veramente rischioso come messaggio da passare. Per la mia esperienza diretta e per quello che ho visto, per me è stata la cosa peggiore, è stata la cosa che più mi ha messo in pericolo,
molto più di qualsiasi mio comportamento spontaneo, prettamente autistico. Sì, in merito a questa cosa qua è proprio importante quello che hai detto, perché dissociandoti un po' dalle tue stesse sensazioni, sentendoti sempre in torto, finisci per mettere in dubbio qualsiasi cosa che venga da te. Quindi gli altri hanno sempre e comunque ragione, finisci per non riconoscere anche atteggiamenti abusanti nei tuoi confronti, perché parti dall'idea che gli altri hanno sempre ragione. E quindi avranno ragione loro, sono io che sto esagerando o non lo vedi. E invece poi, cioè, fa danni, lo vedi dopo, ma dopo che ha fatto danni, però. Questa cosa è fondamentale. L'altro giorno ad un corso che stiamo seguendo, io, Alice e Roberto, si parlava proprio di indipendenza emozionale. Questa è una cosa che, cioè, io penso dalla mia età di 46 anni, stare cominciando a capire cosa significa adesso avere un'indipendenza emozionale, a cominciare a diventare adulta adesso, poi non lo so se lo sono davvero, però rispetto a prima ho visto un cambiamento in questi 7 anni in cui ho ragionato, mi sono caduta tutta una serie di cose che di certo bene non mi facevano. L'impatto di tutto questo nella salute mentale delle persone è fortissimo, perché si cresce con una bassa autostima, sentimenti di indegnità, incapacità, idea di essere sempre sbagliati, qualsiasi cosa si faccia, in qualsiasi contesto tu stia, un senso di isolamento, di solitudine, un senso di alienazione, comunque tu ti trovi, non ti senti mai di appartenere a niente, a nessuno, senso di assurdità delle situazioni in cui tu ti trovi, e deleghi proprio agli altri, rispetto, cioè, delle cose che, cioè, cerchi il consenso, cerchi l'approvazione, tutte cose che non ti rendono una persona indipendente. Si lavora tanto per rendere indipendenti questi bambini. Io penso ai bambini che ricevono la diagnosi da piccoli. Si lavora tanto anche con gli interventi per renderli indipendenti, però il modo in cui vengono fatti a volte, penso che lavori, cioè, per assurdo, forse li rende un po' troppo dipendenti dall'approvazione altrui. Questo succedeva a me che ho ricevuto la diagnosi a 39 anni, penso che succeda anche ai bambini. Quindi non... Dove stiamo andando? Ci sono dei commenti, cioè Ah, ecco. Anita, complimenti per come riesci ad arrivarmi dentro, un apprezzamento. E poi Sabrina chiede, e per chi ha un cognitivo fragile ci sarà mai riscatto? E su questo che dicevi, e ora poi mi aggancio anche a Sabrina, adesso stavamo parlando, no, del rischio dell'abuso, poi che... a cui si va incontro nella vita se sei la prima persona a mettere in dubbio il tuo vissuto, mettere in dubbio le tue emozioni. Quindi in termini di salute mentale sei la prima persona a dubitare di te stessa e quindi poi nella vita sei anche più a rischio, no, di trovarti in situazioni in cui si travalica poi i tuoi limiti. Ora, credo che ci sia una continuità tra il rischio dell'abuso, e quello che noi davvero facciamo poi di supporto ai bambini con le migliori intenzioni, perché nel momento in cui noi lavoriamo con i bambini, perseguendo l'obiettivo della collaboratività, quindi il bambino, io devo manipolare la motivazione del bambino, quando dico chiaramente con critica, perché non è il modo di lavorare del teacher time, però faccio un po' una contestualizzazione degli interventi in generale, e ci sono molti approcci in cui devo manipolare la motivazione del bambino per aiutarlo a motivarsi, a portare a termine il compito o l'attività. È chiaro che poi il bambino stesso comincerà, no, a sentirsi lodato e gratificato dal fatto che ha completato un'attività
al netto del proprio interesse, della propria volontà a farlo. Quindi è proprio un meccanismo, è tutta una visione in cui noi mettiamo i bambini e le famiglie per anni, e anche il sistema scolastico parzialmente poi funziona così, no? In cui si premia poi l'aderenza a un certo comportamento, il portare a termine un'attività che è calata a volte un po' dall'alto, per quanto poi gli insegnanti si impegnino a far leva sulle passioni dei ragazzi. Quindi il rischio è poi quello che si crei davvero quello di cui parlava Anita, cioè una traiettoria che porta la persona un bel giorno a trovarsi di fronte a se stessa nello specchio e sentirsi di essere smarrita poi nel tempo, perché ho perso di vista le mie emozioni, ho perso di vista le mie caratteristiche molto tempo fa, e da tanto tempo io ormai ho davanti cosa fa piacere all'altro, perché così riesco ad adeguarmi a uno standard comportamentale. Quindi poi c'è da fare un lungo processo di destrutturazione e ricostruzione di quello che sono come persona. E qui ha ragione Sabrina a chiedere, e le persone che hanno più difficoltà cognitive come fanno? Cioè chi ha meno strumenti di autoriflessione come fa? È un problema concreto, e per queste persone credo che il tema della salute mentale sia, in realtà probabilmente no, mi correggo, forse Sandy, anche voi ditemi un po' cosa ne pensate, perché forse è un problema davvero per tutti, perché se penso anche alle persone poi cognitivamente riconosciute come avanti, in realtà anche loro poi hanno dei grossi scogli nel vedere valorizzate poi le proprie emozioni, i propri bisogni emotivi, cioè c'è comunque un'aspettativa di fondo che non tiene conto poi delle inclinazioni individuali, dei bisogni individuali. Non so quanto davvero la salute mentale sia un tema che supportiamo adeguatamente nelle neurodivergenze in senso lato, in tutte le età, in tutti i profili. Abbiamo dei commenti. Non so se avevi qualcosa, se no avevo qualcosa da aggiungere. Sì, vai, vai. E io ogni volta che entro, non so, nel mondo di chi magari ha una situazione con un altro livello o un'altra capacità di autonomia, magari con situazioni non verbali, cerco di entrare in punta di piedi, perché mi rendo conto che non è la mia esperienza diretta, e non da genitore, non da persona in prima persona, per cui ogni volta cerco di entrare in punta di piedi. Però devo dire che spesso ho notato proprio questa cosa che dicevi tu prima, Giulia, perché ho lavorato come educatrice, quindi mi è capitato anche di stare dall'altra parte, e che mi venissero dati strumenti da implementare a cui io stessa non riuscivo a dare, anzi, cioè mi sentivo sbagliata nell'applicarli, ma perché molto spesso mi rendevo conto che nel manipolare l'interesse del bambino e farlo in una maniera anche abbastanza bieca, nel senso neanche ben nascosta, e neanche, cioè secondo me c'è un modo rispettoso di sfruttare gli interessi speciali della persona per portarla e aiutarla nella vita, e ce ne sono anche di meno efficaci e di meno rispettosi, e la maggior parte delle volte gli strumenti che io mi venivo vista mettere in mano non erano particolarmente rispettosi. E vedevo che man mano che io calcavo la mano su questa cosa, il bambino non solo perdeva interesse, cioè magari okay, cedeva e faceva quello che io chiedevo, però perdeva interesse verso la cosa stessa. Perché cognitivo o meno si rendeva conto che c'era, non era più una cosa sua. Cioè a quel punto io gli avevo rubato anche quel bello che c'era dentro quell'attività lì, perché l'avevo sfruttata per portarlo a fare una cosa che lui non voleva fare. Per cui gli avevo perfino tolto quella cosa lì. E io ogni tanto mi trovavo a chiedermi, ok, tu non puoi dirmi cosa vuoi fare, però mi è abbastanza chiaro il 90% delle volte. Chiaro che devo trovare un punto di media tra la società e il modo in cui tu vorresti vivere, perché sono ai due estremi, però invece che trascinarti recalcitante verso il modo neurotipico di vivere, se io provassi a sponsorizzare, sono malissimo, ma supportare quello che ha l'interesse speciale. Ho visto più volte delle famiglie che magari hanno trovato, va bene, questo bimba ha sviluppato un interesse per la pittura, invece che utilizzarlo per obbligarla a dipingere con me, perché non la lascio fare? E poi banalmente, visto che poi bisogna anche mangiare, la aiuto e cominciamo a vendere questi prodotti che lei crea, così la aiuto a sviluppare un'indipendenza economica nel lungo termine, che è tutto un altro approccio, è tutta un'altra maniera. Però ogni tanto mi sono chiesta, anche proprio in termini di autonomia poi a lungo termine, perché anche io mi vengo vista come la maggior parte delle volte mi guardano e mi dicono, non mi sembri autistica, fantastico, lo sono.
Io ho un sacco di bisogni, un sacco di aree nella mia vita in cui non sono autonoma. Io lavoro, ho lavorato come un'educatrice avendo io stessa un'educatrice in casa. Per cui spesso l'idea che ci si fa di autonomia, o di potenziale di autonomia, è molto diverso da quello che la persona può o vuole raggiungere. Io so che probabilmente per il resto della mia vita avrò bisogno di un supporto, ma questo non impedisce il mio essere felice. Ecco, quello mi premerebbe passare, cioè che non è che sempre quello che noi pensiamo sia l'unico modo di esistere in modo sereno sia effettivamente l'unico modo possibile. Non mi prendo l'arroganza di dire si può fare tutto perché non è la mia esperienza diretta, quella di una persona con un altro tipo di vissuto a livello cognitivo e comunicativo. Però io veramente ogni tanto mi chiedo, ma siamo proprio sicuri che sia proprio tutta questa tragedia di esistenza o siamo noi che gliela stiamo rendendo così tragica la situazione? Forse potremmo trovare un modo perché questi bambini e poi adulti si vivano in maniera più serena il loro essere, visto che le relazioni sono già complicate, il mondo è già complicato, l'inserimento sociale è già complicato. Forse potremmo trovare un altro modo, e qui cade il mio non essere esperta perché non so quale, e per condividere in un modo più rispettoso. Perfettamente d'accordo con te. Sì, a volte quello che succede è che un po', diciamo, dalle terapie nell'ambito scolastico si punta molto alla prestazione, alle attività, senza però realmente distinguere non solo l'interesse della persona, ma anche l'utilità per quella persona è il grado di benessere che quell'attività o quella prestazione porta al bambino, all'adolescente, all'adulto, perché si parla tanto di inclusione, per esempio anche nell'ambito scolastico, però poi di fatto c'è la tendenza ad uniformare quelle che sono le proposte educative, le proposte didattiche. Anche appunto gli interessi, per esempio, che i bambini e i ragazzi possono avere. Forse dovremmo concentrarci un po' di più su ciò che fa star bene il bambino, su ciò che fa star bene il ragazzo, che può essere anche un interesse diverso rispetto a quello che hanno gli altri, però anche qui senza puntare il dito contro questa diversità, perché alla fine siamo. Quindi il mondo è fatto da tante persone, forse dovremmo cominciare veramente a valorizzare i talenti di ciascuno e anche le difficoltà che i bambini possono avere, nel senso anziché per forza incanalare tutto verso appunto delle attività e delle prestazioni che sono normali per la maggior parte delle persone. Sì, poi il concetto di felicità è molto, molto personale, come diceva Anita. Un altro aspetto anche del fatto di essere un po' seguiti fin da quando si è piccolini, adesso i bambini che vengono diagnosticati da piccoli, il fatto di passare, diciamo, l'infanzia tra visite dal neuropsichiatra infantile, insegnanti di sostegno, terapie varie, che iniziano sempre più presto, porta a lungo andare a recepire il messaggio che tu non dovresti essere come sei, che il modo in cui tu sei ci genera in qualche modo sofferenza e preoccupazione, e questa cosa qua è un peso tremendamente enorme da sopportare nel tempo, ti porta a immagazzinare tonnellate di abilismo interiorizzato, per cui sei sempre tu quello da aggiustare, e grazie a Dio che c'è qualcuno che ti sta insegnando come essere meno sbagliato. E questi sono discorsi che ho sentito fare tantissime volte, e tutte le volte che li sento proprio mi si stringe il cuore, perché è bruttissimo sentirsi così. Cioè, fino a qualche giorno fa Ci sono è stato un po' di brutto. commenti. C'è Sì. Viola, proviamo magari a mostrarla. Molto vero il discorso sull'indipendenza emozionale e Un sul non aspetto, sentirsi di osservo appartenere a nulla. Vediamo se. questo qua. Sì.
Diagnosticata a 33 anni, combatto ogni giorno con una depressione paralizzante e col senso di fallimento per non essere stata in grado di crearmi un'autonomia mentale e un'indipendenza che mi permetta di essere veramente me stessa senza dovermi continuamente regolare sulle aspettative altrui, senza contare gli anni di camaleontismo inconscio per cui fatico a trovare la mia vera identità. Cioè, per me la domanda è un po', stiamo giocando sull'avere un bambino adattato al prezzo di un bambino infelice. Il gioco vale la candela? Perché alla fine è un po' anche questo, no? Cioè, Sì. io non sono completamente autonoma, ma sono felice. Questo E il problema di fondo è cosa che. Vale la pena lasciare per strada? E il problema di fondo è che qualsiasi genitore vuole la felicità del proprio figlio, quindi c'è un fraintendimento ancora più profondo che noi scambiamo la collaboratività e l'adattamento per la felicità di un bambino. E un bambino Questo passivo adattamento però è ci restituisce persone, come dici appunto tu, passive e tutt'altro che indipendenti e autonome, perché saranno sempre proprio dipendenti dall'approvazione degli altri. È successo alle persone diagnosticate tardi, ma può succedere anche con questo modo di portare avanti le cose in un altro modo, cioè con la differenza che lo sai fin da quando sei piccolo di essere autistico e lo è in interiorizzi il fatto di essere fatto in una maniera sbagliata fin da quando sei piccolo. Cioè, c'è un nome a quel modo di essere sbagliato, cioè c'è nome e cognome. Però sempre quella è la storia, non ne usciamo da lì. In qualche modo dobbiamo uscirne, se Forse vogliamo diciamo dare. che tutta la società dovrebbe essere davvero più educata nel riconoscimento della neurodivergenza e nel riconoscimento che la felicità non è per tutti la stessa cosa, il benessere non è per tutti la stessa cosa. Quindi anche quando da genitori o da terapisti vogliamo il bene per i nostri pazienti, per i nostri figli, a volte la tendenza è di ricercare questa felicità secondo quelle che sono le nostre vie per essere felici, quindi anziché no, riconoscere che ci può essere una via alternativa. E a volte questa nostra via, come dicevate prima, comporta da parte del bambino, dell'adolescente, un adattamento che però significa anche inibizione e senso di colpa a volte per le emozioni che si provano o a volte anche gli interessi che si provano, cioè gli interessi che si hanno e che magari possono essere diversi rispetto al gruppo dei pari, ai propri compagni di classe, ai propri amici. Insomma, quindi forse è veramente un lavoro ancora più profondo sulla nostra mentalità, sui valori, no? Che anche la neurodivergenza ci porta, dovremmo farlo un po' tutti. Forse questa domanda che avevi messo poco fa, Giulia, introduce un po' il prossimo argomento in Sì. scaletta. Ho Sì. avuto esperienze traumatizzanti con specialisti della salute mentale che non erano preparati sulle neurodivergenze e mi hanno trattata come un'ipocondriaca e addirittura rifiutato supporto una volta deciso di proseguire autonomamente nella ricerca della diagnosi. Mi viene da ridere perché. Penso che ci è passata più di una persona questa cosa qua. C'è anche il commento di Quale? Roberta che penso Ah, qua. provo a Roberta mostrare. Iuliano. Sì, ok. Forse ci siamo Sì. accavallate. Vai, vai, fai tu. Penso che basterebbe anche solo orientare gli interventi più verso la validazione di sentimenti, interessi e tentativi spontanei, facendo cornici di senso, anziché invalidare costantemente tutto ciò che secondo noi non è adatto. Sì. Posso dire una cosa da terapista su questo? Noi, io e Sandy lavoriamo col virtual time e uno dei cardini è esattamente questo, è la validazione delle emozioni autentiche della persona che hai davanti, dei suoi interessi, delle sue iniziative.
la sfida è quello, no? Cioè, lavorare sul tuo modo di essere come persona per essere flessibile in modo da adattarti a chi hai davanti e cominciare a seguire la sua traiettoria, che può essere molto diversa dalla tua, è molto diversa dal tuo profilo, quindi non devi disregolarti, non devi perdere reciprocità, eccetera. Nella formazione di Floor Time, Sandy, correggimi se sbaglio, noi vediamo le grandissime difficoltà che facciamo noi terapisti in questo, cioè nel leggere le emozioni autentiche, i segnali di interesse della persona che abbiamo davanti. Perché quando abbiamo a che fare con le neurodivergenze e l'autismo in particolare, le emozioni autentiche del bambino vengono spesso fraintese. Allora la rabbia diventa disregolazione, allora la protesta diventa ma è oppositivo provocatorio. No, ti sta sfidando perché non è d'accordo, non vuole fare quello che vuoi fare tu, non lo vuole fare. O comportamento problema. O il comportamento problema. Cioè, anche quando li abbiamo di fronte, i bambini, che sono organizzati, che sono intenzionali, noi abbiamo degli occhiali. Per cui molto spesso troviamo una spiegazione a quello che vediamo. No, ma perché è stanco? No, ma perché è oppositivo provocatorio? No, ma perché l'attenzione è labile? L'attenzione è labile o l'interesse non è dove tu... Oppure forse non gli va. Forse non gli va, forse non lo sa fare. Perché tutti al mondo non sanno fare qualcosa. Perché le persone autistiche devono per forza sapere fare tutto? Cioè, questo è un dubbio che mi porto da anni. Cioè, chiunque, non è che sappiamo fare tutto al mondo. Ci sarà qualcosa che non sappiamo fare, concediamocelo tutti quanti. E a un certo punto, se una persona ha delle... tutti abbiamo delle inclinazioni, delle cose che... abbiamo. C'è anche questo diritto, questa cosa è una cosa che dice sempre Alice, il diritto a non saper fare, anche quello è un diritto. Io le parlo così... sicuramente qualcuno alzerà tutte le sopracciglia del mondo a sentire queste parole, però c'è da rifletterci. Questi sono punti, io non sono una terapista, non sono una psicologa, però sono dubbi e spunti di riflessione. Penso che rifletterci su queste cose male non farebbe. No, io sono perfettamente d'accordo. Sì, vai Anita. No, vai Sandy, che sennò vado avanti per no, sempre. Volevo solo dire che sono d'accordo con Tiziana su questo diritto al non saper fare. Lo condivido in pieno e personalmente nel mio piccolo ho anche questo atteggiamento nei confronti dei bambini che seguo, cioè non sono fissata, come dicevo prima, sulla prestazione, su ciò che deve fare, ma... cerco sempre di valorizzare l'aspetto relazionale, il fatto che il bambino possa anche sentirsi libero in un contesto di gioco, anche di manifestare quelle che sono i propri elementi distruttivi, no? Nel gioco, per esempio, anche giochi di combattimento, giochi di distruzione, perché comunque è un modo simbolico, è un modo... anche normale e naturale di esprimere quello che provano un po' tutti i bambini, e forse a volte dovremmo anche guardare al bambino al di là della diagnosi, perché comunque se è vero che la diagnosi di autismo, comunque una neurodivergenza, ha in sé delle caratteristiche che differenziano questi bambini da altri bambini, è anche vero però che dietro c'è il bambino. Un bambino che ha comunque i suoi vissuti, le sue emozioni, come tutti, magari li manifesta in un modo diverso, però è prima di tutto un bambino, e questo forse da terapisti non dovremmo dimenticarlo mai. Anita, volevi aggiungere un'altra cosa? Sì, no, volevo solo perché ho presente questo esempio che secondo me è eclatante di come l'ambiente poi impatti la percezione di sé, no? Perché anche tu, Tiziana, prima dicevi sbagliato, no? Per me ricevere la diagnosi di autismo a 17 anni è stato proprio capire che non ero sbagliata ma diversa. Il problema qual è? È che se il fatto di essere autistici viene percepito come sbagliato, anche se hai la diagnosi a 3 anni, la comunicazione comunque lesiva a livello di salute mentale. Sì. E in questo mi veniva in mente, perché io veramente da quando ne parlavo 4 anni fa continuavo a dire io non vedo l'ora di vedere un bambino autistico sano. Perché noi non sappiamo ancora, secondo me, cos'è una persona autistica sana.
E non vedo l'ora di vederlo. E mi è capitato di vedere uno spiraglio di questa cosa in questa famiglia al limite della follia, dalla bellezza. Sono in 22, una famiglia sudamericana, se non vado errata, 20-22, su cui 15 sono autistici, quindi in realtà i neurotipici sono in minoranza netta. E questo ha fatto sì che la terza generazione a nascere, con, appunto, uno neurotipico e quattro autistici, si sia ritrovato con la nonna autistica e la mamma autistica in casa. Questo ha fatto sì che questi bambini andassero a scuola con una serenità incredibile, felici del loro essere autistici, forti di essere cresciuti con un esempio davanti plurigenerazionale e con una coscienza e un'esperienza precedente, perché c'è anche quello che probabilmente prima o poi parleremo dopo, il fatto di crescere senza riferimenti ti lascia anche a doverti arrangiare con le strategie, perché se gli altri ti insegnano ad adattarti, tu devi imparare a sopravvivere, perché sono due robe molto diverse. E poi devi sopravvivere anche all'adattamento che ti è stato insegnato a fare. Per cui loro sono nati e cresciuti in una casa che li rispettava, gli insegnava a rispettarsi, gli Sono aveva dato gli cresciuti strumenti in mano, non per autistici. adattarsi ma stare bene. Sono cresciuti autistici in mezzo ad autistici. Quindi sono andati a scuola e con una serenità incredibile hanno aperto un libro, hanno spiegato ai compagni cosa voleva dire essere autistici e l'hanno finita lì. Basta. Nessuna percezione di essere sbagliati, nessuna percezione degli altri bambini che loro fossero sbagliati. E sono andati avanti sereni. Per È vero, noi cui quanto abbiamo l'ambiente faccia e soltanto. quanto vedere l'altro simile a sé abbia impattato. Io sono cresciuta in casa con una madre autistica che aveva preso in mano il camaleontismo e mi ha insegnato quello. Ha danneggiato me tanto quanto era stata danneggiata lei. Questa famiglia ha rotto la chiave, ha rotto un po' questa cosa e è riuscita a insegnare una cosa diversa. Però siamo Sì. noi, cioè è il contesto che prima deve comunicare questa cosa al bambino. E finché non siamo Sì. noi in pace col fatto che il bambino è diverso da noi, non possiamo comunicargli che va bene così. Sì, C'è autistici una chiave. consapevoli insegnano consapevolezza dell'essere autistici e cresci Tra i autistico. commenti c'è. Serenità. Sì. Tra i commenti c'è anche una domanda che dà un po' voce allo spauracchio poi di noi genitori, no? Delle famiglie. Cioè, il problema è che se non si è autonomi e indipendenti, come si fa a sopravvivere? Prima, no, dicevamo Sì. crescere bambini felici, anche se non completamente adattati, e con isole di dipendenza a seconda del contesto. E quindi il dubbio è: il problema è che se non sempre si riesce a diventare indipendenti economicamente, come sopravvivere? Come diceva Anita, non è scontato che anche persone, tra virgolette, che non sembrano autistiche, magari come lei, possano anche essere indipendenti sotto questo punto di vista. Questo è molto trasversale, questa paura, questo problema, molto trasversale. Quindi. C'è anche un'altra Io da parte riflessione. mia ho visto una grande. Prego, prego, scusami. No, volevo solo dire che ho Domande dopo. visto una grande prontezza da parte dei servizi. Metto pazzo che sono in Trentino e me ne rendo conto, però ho visto una certa prontezza da parte dei servizi, per primi i servizi sociali, a dire ok, questa è una situazione che non abbiamo mai avuto in mano, che non ci è nuova. Proviamo a inventarci qualcosa con un patchwork di servizi e mi sono venuti incontro molto. Sui diversi aspetti, poi io da persona con comunque delle comorbidità di salute mentale importanti, con dei traumi alle spalle, per cui comunque un quadro abbastanza complicato, anche se in maniera diversa, ho visto comunque una disponibilità. I servizi esistono, non abbastanza, non tutti quelli che servono, però finché non arriviamo a capire che magari quello che ci serve sono più servizi per alcuni contesti e alcuni progetti di vita rispetto a mirare a una cosa che non è realistica. Come per me non era realistico pensare a 24 anni di essere autonoma, e comunque ho tirato lì come uno scema, pretendevo da me stessa di arrivare lì, il che è stato solo lesivo. Continuiamo a pretendere troppo dalle persone autistiche invece di metterli insieme dei cuscinetti e a spendere magari soldi verso direzioni, perché i soldi ci sono, anche su questo ce lo dobbiamo dire, i soldi girano Sì, nel mondo dell'autismo, non è che non ne girino, e in tanti anche. direzioni che non sono funzionali a lungo termine. Per cui forse anche quello che stiamo direzionando l'attenzione e quindi anche il supporto, in parti non dico sbagliate, ma che magari non sono troppo lungimiranti. Ecco. Come fai C'è adesso una questa domanda? riflessione di me, sì,
di Mena che dice: nei giorni scorsi ho avuto un'esperienza lavorativa che vorrei condividere. Una collega logopedista mi chiedeva di aumentare le richieste della bambina che segue in terapia neuropsicomotoria, essere meno rispettosa dei suoi tempi, spingerla a rispondere alle richieste più vicine alla sua età. E il neuropsichiatra infantile mi suggeriva di polarizzare l'intervento sul comportamento e farla uscire dalla sua zona di comfort. Che disastro. Direi che siamo d'accordo. Già il linguaggio è agghiacciante. Io su questo vorrei aprire una piccolissima riflessione. Cioè, questa la tendenza a voler far uscire i bambini dalla zona di comfort, no? Perché c'è l'idea che se i bambini stanno comodi e tranquilli, allora non crescono più. Non li stiamo sfidando, non gli insegniamo niente, non crescono più. Io mi sono fatta l'idea che la traiettoria di crescita del bambino, a prescindere dal profilo neurologico, sia verso la spinta a andare avanti e a connaturata negli esseri viventi e nell'essere umano. Cioè noi non dobbiamo fare niente perché i bambini crescono, dobbiamo fare un grande bagno di umiltà noi adulti. I bambini crescono perché sono bambini e sono creature in evoluzione per definizione. Quello che dobbiamo fare noi adulti affinché crescano è tenerli nella zona di comfort, è farli stare sicuri con il loro corpo, sicuri con le loro emozioni, sicuri nelle relazioni con gli altri. Più sono sicuri e più allora vanno avanti. Più noi siamo noi a volerli sbilanciare, più i bambini devono mettere in atto tutte delle impalcature di resistenza e di difesa, e allora arrivano le reazioni positive o provocatorie, allora arrivano le reazioni di gestione allo stress, attacco, fuga, la sfiducia nei confronti degli altri. Quindi mi piacerebbe che noi terapisti, ma anche noi genitori, no, rivalutassimo molto questa zona di comfort così bistrattata come un luogo sicuro in cui tutti stiamo bene e dovremmo stare a lungo. Poi puoi incoraggiare, magari se c'è un bambino più restio a lanciarsi, puoi incoraggiare. Io lo vedo, io ho tre figli, tutti e tre autistici, ed è un continuo proprio stare sulla bilancia. Magari c'è quello che vuole essere un po' incoraggiato, l'altro che ha bisogno di stare fermo lì. Cioè, basta guardare e proprio vedere le persone che hai davanti, perché sono persone, prima di essere dei figli, sono delle persone a sé stanti. Questo non bisognerebbe mai dimenticarselo. Esatto, e anche quando comunque si danno delle sfide ai bambini, devono essere delle sfide proporzionate non solo al loro livello di sviluppo, ma anche alle loro potenzialità, a quello che in realtà possono fare. Cioè ci deve essere sempre un bilanciamento tra farli stare nella zona di comfort e dare degli stimoli, delle sfide che possono portarli avanti nello sviluppo. Cioè deve essere sempre comunque tenuto presente dove sta il bambino in quel momento e dove può arrivare, quello che un famoso psicologo chiamava zona di sviluppo prossimale, no? Cioè proprio un'area intermedia tra dove parte e dove in quel momento può arrivare, senza dare delle sfide troppo alte che possono assolutamente scoraggiarlo e quindi non solo allontanarlo dalla zona di comfort, ma bloccare poi tutta una serie anzi di miglioramenti o di cambiamenti evolutivi. C'è un altro intervento. Una riflessione di Betty. Hai visto Tiziana? Sì, l'ho messa in evidenza. Non solo, e vi parlo da madre, io ogni volta che porto mio figlio dalla neuropsichiatra lo vedo diversamente, quel contesto mi dice che lui non è come dovrebbe essere. Oggi con un'amica commentavo, quanta neurodivergenza serve per dimenticare un ADOS? Oh, senza punto interrogativo. Sì, parlando di quanta salute mentale. Ho l'ADOS da adulta. Cosa, Anita? Io ho vissuto l'ADOS da adulta e quando ho riletto la diagnosi gli avrei dato fuoco, perché è la cosa meno dignitosa e rispettosa di un essere umano che io abbia mai visto sulla faccia del pianeta. Tra l'altro mi ha fatto morire dal ridere perché io mi sono ritrovata a farmi l'ADOS in azienda sanitaria e per via di poter poi richiedere i supporti di cui parlavamo prima. E rileggendo la diagnosi mi sono trovata a leggere «Non interagisce tra un intervento e l'altro». Ora, io da adulta potevo tornare indietro e dirgli io non ho interagito, perché se avessi interagito vi avrei tirato contro una sedia. Mi immagino i bambini, perché io da adulta mi controllo.
Perché il giorno prima ho fatto un intervento alla bicocca e tu adesso mi stai a guardare male perché ti parlo dei gatti che volano sulla città, va bene? Però è veramente umiliante e disumanizzante come strumento e come viene fatto, perché poi gli strumenti è come vengono utilizzati. E io l'ho vissuto da adulta, consapevole e cosciente che stavo andando a fare un processo terrificante che sarebbe finito. Ma un bambino. E poi ci stupiamo se ci rispondono male? Quindi iniziamo per introdurre l'altro argomento, cioè che tipo di supporto si trovano ad avere le persone neurodivergenti dai servizi di salute mentale? Non mi fate ridere, non mi fate ridere. Cosa succede nei servizi di salute Io mentale? Perché personalmente, dopo aver trovi. fatto la diagnosi in azienda sanitaria, e questo bene o male l'iter, e qua in Trentino, ripeto, siamo fortunati perché comunque abbiamo un centro autismo dedicato, che però, come sappiamo tutti, noi a 18 anni sbaniamo nell'etere, cioè ci polverizziamo e no, non esistiamo più. Per cui cosa viene fatto? Viene scaricato il carico, almeno qui, al centro di salute mentale. Chi c'è al centro di salute mentale? Psichiatri. Cos'è l'autismo? Un disturbo dell'età evolutiva, che vuol dire che gli psichiatri non l'hanno mai guardato. Per cui ti ritrovi, io sono entrata dalla psichiatra che mi ha guardato e mi ha detto: spiegami, dimmi cosa devo fare con te perché io non ne so niente. Non contenti, non c'è un codice, come c'è per altre situazioni, per avere l'esenzione, per cui io ho pagato per andare a spiegare a una psichiatra cosa avrebbe dovuto fare con me. Questi sono i servizi che io ho visto, non so tu Tiziana, se hai trovato altro nel pubblico. Sì, ti sbagliano la diagnosi quando vai non sai di essere autistico, se hai il sospetto ricevi giudizio, più che altro a me hanno detto che volevo essere come mio figlio, perché notoriamente l'autismo mette i bambini dentro la bolla e quindi tu da madre sei lontana e quindi io volevo essere vicino a mio figlio. Poi può succedere che, appunto, come dicevamo all'inizio, che se sono depressa, questa cosa viene vista come una manifestazione del mio essere autistica e quindi magari viene sottovalutata. Può succedere anche, che so, per il fatto delle diagnosi sbagliate. Io mi immagino quando ero piccolina, che dopo che mi hanno raccontato delle apparizioni mariane, che avevo paura di vedermi apparire Madonna da tutti gli angoli e non Luis Veronica Ciccone, sono contenta che non mi abbia mai sentito nessuno, perché di racconti di questo tipo poi a bambini è stata appioppata il sospetto diagnosi di schizofrenia, Esatto. oppure il fatto che parlassi con Gesù perché era il mio unico amico, non avevo amici, non avevo nessuno con parlare, io parlavo ad alta voce con Gesù, sono contenta che non mi abbia mai sentito nessuno psichiatra, perché non so cosa sarebbe potuto succedere. Si tende molto spesso a dare delle diagnosi influenzati forse anche dal proprio ambito di specializzazione, e il fatto che non si abbia magari una formazione in autismo, però dovrebbe anche far dire a un certo punto mi fermo, non so molto di autismo, magari ma ti mando da qualcuno più specializzato in questo. Questo non succede molto spesso. Può succedere anche che una persona autistica, che si ritrovi ad avere bisogno del servizio sanitario, per un aiuto di tipo psichiatrico, viene preso in carico e magari magicamente perde la diagnosi, e ci si rivolge magari verso la schizofrenia, verso il disturbo bipolare, verso il borderline, disturbo borderline o altre. È successo di tutto, cioè ne ho sentite di tante, per non parlare dei farmaci, che troppo spesso.
vengono dati così in maniera senza fare delle opportune indagini genetiche per capire se la persona tollera quel farmaco. Tanti autistici hanno un effetto paradosso con i farmaci, insomma, mi hanno dato per dormire la notte, non ho dormito più, mi hanno dato dei calmanti e ho centuplicato l'attacco di panico, ma anche altri farmaci, che so, gli antidolorifici mi danno le allucinazioni. Una volta stavo annegando dentro le 5.000 lire, è stato bruttissimo, spero di non provarlo mai più, tant'è che sopporto tutti i dolori per evitare qualsiasi cosa. Questa cosa degli effetti collaterali dei farmaci, non so se sia per una fisiologia o perché magari pensano di trattare un sintomo e invece non si tratta di quel sintomo che loro vedono per quel tipo di specializzazione che hanno ricevuto. E magari quella cosa va ad agire in un altro modo, non ha effetto, oppure ha effetti collaterali molto importanti. Questa cosa non penso che andrebbe indagato. Un rischio anche dell'autismo nei servizi di salute mentale è un po' l'invalidazione della persona autistica, perché se l'autismo è ancora visto come un problema di salute mentale, in qualche modo la persona autistica viene anche un po' non creduta o delegittimata. E quindi anche in termini di alleanza terapeutica e in termini di consenso al trattamento, si crea un po' quel gioco di potere in cui tu, utente, non sei creduto, non sei nella posizione di essere credibile perché hai un disturbo di salute mentale, come ha visto l'autismo, e quindi poi il terapeuta può prendere decisioni anche drastiche, cioè pensiamo al TSO magari. Quindi credo che ci sia anche un po' lo spauracchio poi da parte delle adolescenti e adulti autistici andare nei servizi di salute mentale, perché se non vieni creduto e la persona dall'altra parte per il tuo bene inizia a prendere iniziative che tu non puoi contrastare, allora la tua salute mentale è ancora peggio, no? Di quando sei entrato. Anche il fatto che, per esempio, io quando mi danno una cura, mi danno una prescrizione, io voglio avere delle spiegazioni. Se tu non mi dai delle spiegazioni, io sarò positiva, ma non perché sono positiva, ma perché funziona così. Io ho bisogno di sapere cosa succede, come funziono, mi tranquillizza. Se tu mi spieghi cosa mi sta succedendo e perché mi stai dando quel farmaco, io già ho fatto metà del lavoro, mi sono tranquillizzata pure senza farmaco. Se tu non me lo spieghi, io di te non mi fido. E questa cosa viene vista invece come un mettere in dubbio gli anni di studio. Ah, ma tu sei venuta qua per chiedere aiuto, perché tipo, ti prendi questo e basta, stai zitta. Non, e questa cosa non è molto. Dì, Anita, prego. L'anno scorso ho avuto parecchi rapporti molto stretti col pronto soccorso per entrata in psichiatria e è stata una pantomima infinita. Perché appunto, avendo diverse comorbilità che a volte mi mettono anche in una posizione di rischio vita, ma avendo io fatto un lavoro molto lungo e essendo capace di riconoscerlo e presentandomi così come sono, mai presa sul serio, mai. Sono lasciata in pronto soccorso per delle ore a aspettare a vuoto, perché se sei in grado di spiegare cosa ti sta succedendo, stai bene abbastanza per arrangiarti. E quello è un grossissimo problema, perché tre quarti delle persone autistiche che arrivano ad avere delle comorbilità si presentano in un modo comunque che passa per neurotipico, e quindi nel momento in cui tu non fai la scena rotolandoti per terra, non ti si fila nessuno. Per cui a un certo punto ho imparato, e è bruttissimo perché la comunicazione che dà è: tu finché non sei in fin di vita, io non ti vengo a recuperare. Il che, soprattutto nelle adolescenti, per quanto io non rientri più nella categoria, aumenta il: ok, allora devo dimostrare di stare abbastanza male per meritarmi il supporto, che è una delle cose più pericolose da instillare come meccanismo in chi ha delle comorbilità di salute mentale, non solo negli adolescenti. Per cui io veramente, dopo il sesto ricovero, mi sono resa conto che ad ogni volta era un riconfermare che non c'era modo per me di avere del supporto lì dentro, perché ogni volta al meglio mi lasciavano seduta 2 giorni chiusa in una stanza e poi mi buttavano fuori con la scusa del non ti serve niente stare qui. Quando magari avevo dei bisogni diversi rispetto al tipico paziente che si presenta in psichiatria per un'urgenza. C'è anche quello, ci sono delle necessità diverse che però non sono assolutamente contemplate. Per cui anche lì vai a ricercarti un servizio o altro, però si basa poi tutto sul buon cuore dei professionisti privati o sulla fortuna. Per
E per me, devo dire, da persona che è cosciente di essere rischiudita ogni tanto, io ho la paura, perché so che non mi posso rivolgere ai medici con la stessa sicurezza con cui lo fanno le persone neurotipiche, sia parlando di malessere fisico, sia parlando di malessere mentale. E a me spaventa questa cosa, perché so che sono da sola. A un certo punto sono da sola. Non c'è nessuno che ne sa più di me su di me. E devo coordinare il mio supporto anche nel momento in cui non sono in grado di farlo. E è terrificante da persona che sa che ogni tanto avrebbe bisogno di un contenimento. Mi è successo col malessere fisico, il fatto di saperlo spiegare è stato recepito come, vabbè, questa è fissata, non è niente, hanno sottovalutato tutto e io stavo male, poi quando hanno visto che stavo male, non sapevano dove guardare, guardavano in alto, guardavano, non mi guardavano in faccia, non guardavano negli occhi, vedi? Sono io l'autistica, loro non guardavano negli occhi. E questo è un po' un paradosso, no? Rispetto a quello che ci dicevamo prima, è un paradosso perché da un lato vorremmo comunque portare tutte le persone all'autocontrollo, all'autoconsapevolezza, però poi quando questa autoconsapevolezza e questo controllo c'è anche nello spiegare una sofferenza che può essere psichica, una sofferenza fisica, poi lì invece non viene più riconosciuto. Quindi qual è la strada? No, dovremmo chiederci. Quindi andiamo Verissimo. verso l'ultimo punto, Giulia. Sì, abbiamo provato a immaginare quello che potrebbe essere uno step invece utile, no? Per supportare la salute mentale delle persone neurodivergenti e abbiamo pensato ai gruppi di autoaiuto, proprio come delle realtà in cui il primo scopo che adempiono è proprio quello della validazione del vissuto della persona. Non sei da solo, non sei un alieno, quello che senti tu lo sentono anche altre persone, è reale, e è condivisibile e deve essere rispettato e validato. Anita Tiziana, qua vi lascio la parola se volete aggiungere qualcosa. Personalmente, dopo la diagnosi, la cosa che mi ha aiutato di più è stato proprio confrontarmi con altre persone autistiche. Non per all'inizio, anche per dire: ah, c'è qualcuno come me, perché ho sempre cercato qualcuno che mi somigliasse, mi sentivo sempre la mosca bianca dappertutto. Non ero più un'isola, non ero la normale, ero una normalissima autistica in mezzo a tutte quelle persone che mi raccontavano le cose che sentivo. E in quel modo sono riuscita a spiegarmi tante cose di me, a diventare consapevole di come funzionavo anch'io, tante cose della sensorialità, della mia emotività, le ho capite anche ascoltando altri che le avevano capite prima di me. Questa cosa mi ha davvero aiutato tantissimo. Il fatto che adesso ci siano anche tante persone che parlano, che si raccontano, questo può abbreviare di tantissimo il processo di demolizione e ricostruzione della propria identità. Proprio a me dico sempre: ho 7 morti, dicono, festeggiano il compleanno della diagnosi, no, ma non perché per aver ricevuto la diagnosi, ma per essersi finalmente riconosciuti. Esatto. Io ho ricostruito la mia identità, ne ho costruita una perché prima non c'era, era quella di una persona sempre sbagliata, qualsiasi cosa facesse. Quindi secondo me questa ne stiamo facendo, oltre ai gruppi, quelli dei social, oltre ad ascoltare altre persone che portano la propria testimonianza, come Neuropeculiar abbiamo provato ad organizzare dei piccoli gruppi di pochi incontri purtroppo, e devo dire che è stato emozionante essere lì proprio a raccontare. Mi sono sentita davvero di fare qualcosa di concreto, e in tante persone ho sentito proprio quell'abilismo interiorizzato. Molti sono ragazzi diagnosticati molto prima di me, molto prima dell'età adulta, e ce ne avevano proprio a pacchi di abilismo interiorizzato. Questo è brutto sentirlo quando senti le persone raccontarsi in questo modo. Io la prima cosa che ho visto, in realtà l'avevamo fatto partire noi per necessità, proprio perché mi ricordo che c'era questo gruppo
di donne autistiche del Nord Italia e eravamo un po' queste, ci si incrociava alle conferenze, è iniziata così la cosa, no? Per cui tutti questi poveri cristi che cercavano di capire cosa stava succedendo nelle rispettive vite, che si incrociavano nel far diventare l'autismo un interesse speciale, ci si incrociava sempre solo alle conferenze, poi abbiamo detto, vabbè, ma perché non creare uno spazio? Per cui mi ricordo nel 2019, in cui in Veneto abbiamo aperto questa stanza e abbiamo riversato dentro 20 donne autistiche, tutte insieme, è stata una cosa pazzesca. Ma non solo perché vedevi proprio queste donne, quasi tutte che hanno avuto appunto la diagnosi sui 50 anni, riconoscersi prima, per la prima volta in qualcun altro, ma anche perché c'è questa grandissima, adesso anche qui si alzeranno sopracciglia, eccetera, però c'è questa grandissima presunzione da parte delle persone neurotipiche di aver capito tutto. E non è così. Perché l'esperienza autistica non si ferma solo a quello che le persone neurotipiche pensano di dover normalizzare. C'è un mondo dietro e quel mondo va navigato. E trovare qualcun altro che ha trovato delle strategie per navigarlo, stando bene, non adattandosi a quello che è la strada altrui, ti salva fatica, ti salva tempo, ti salva sbattimenti sui muri. Vedevo queste donne a sedersi a capannello e cominciare a condividere strategie di sopravvivenza. E è stato molto potente perché proprio anche riprendere controllo sulla propria vita e dire: no, aspetta, sono io che riconosco e scelgo come gestire cosa e cosa fare del mio tempo, delle mie energie, in quale direzione voglio andare, ma sono io e è la mia comunità a riconoscerlo. C'è sempre questa cosa del dire: sì, però non facciamo noi e loro. È vero, perché abbiamo molte più cose in comune di quante non ne abbiamo in comune, però c'è anche da dire che le esperienze sono diverse e questa mano molto violenta, molto controllante, spesso delle persone del mondo terapeutico e neurotipico sul mondo neurodiverso, l'ho vista sciogliersi in nulla, in questa stanza con 20 donne che avevano subito l'inimmaginabile, perché tra ricoveri in psichiatria non validi, che non avevano uno scopo, to figli tolti senza motivi, anni di disturbi in salute mentale, dopo anni di come dicevi tu prima, Tiziana, al far finta di essere quello che non si è, erano una stanza di sopravvissute, eravamo una stanza di sopravvissute che si insegnavano a vicenda come cominciare a essere persone. E è stato potente da vedere, potente da continuare a vedere succedere negli anni e soprattutto cominciare a vedere che il controllo sulle nostre vite e dove dirigerle era in mano nostra. Per cui secondo me c'è anche tanto questo, c'è cioè questa presunzione di voler essere per forza quelli che hanno la verità in tasca su come si vive bene l'esperienza autistica, non vivendola in prima persona, è una cosa che mi ha perplesso fin dall'inizio. Non pretendiamo più che sia una persona abile a insegnare a una persona con una disabilità fisica come navigare il mondo. Perché? Perché ormai abbiamo imparato che la persona che fa di esperienza diretta ha tanto da dare. Le persone che io ho visto essere più efficaci nell'interagire con le persone autistiche e supportarle sono le persone autistiche che si sono formate. Non a caso, perché quello che dicevate prima, che è difficile leggere le esperienze e le emozioni delle persone autistiche, per me non lo è. Mi è difficile leggere quelle delle persone neurotipiche. Una mia carissima amica autistica che lavora come terapeuta va nelle scuole e per lei è evidente subito qual è il problema, ma perché abbiamo lo stesso tipo di esperienza. Per cui è proprio uno spreco non includere persone neurodivergenti nel supporto e nella creazione di percorsi a supporto di persone neurodivergenti. Hai lì l'esperto di esperienza vissuta e non lo stai usando. Io ancora mi chiedo il perché. 4 anni dopo che abbiamo cominciato a parlarne e questi spazi qui poi mi fanno dire ok, forse ci stiamo arrivando. Perché se mettiamo insieme l'esperienza dello studio e l'esperienza dell'esperienza diretta, andiamo da qualche parte. Se continuiamo a pretendere di lavorare individualmente, secondo me continuiamo ad andare di così. Per cui io nei gruppi di automutuo aiuto non ho visto la soluzione definitiva, perché comunque gli strumenti che la terapia ha sviluppato negli ultimi 40 anni a qualcosa servono, però vanno usati in congiunzione, bisogna farlo insieme. Secondo me quella è l'unica strada che abbiamo per fare qualcosa che appunto non sia abilista e non sia normalizzante, ma che sia creare delle esperienze di vita serene e positive per le persone autistiche e per le famiglie che circondano. Sono assolutamente d'accordo, credo che Anita abbia racchiuso l'idea di fondo di questo sportello, in Sì. modo meraviglioso. Sì, grazie Anita.
niente, mi sa che abbiamo sforato un Abbiamo un po' pochino, sparato. però l'abbiamo portata a casa pure questa, Giulia. Va bene, buonanotte a tutti. Allora, grazie mille, Anita, Sandri, Tiziana. Grazie mille. Grazie a voi, Grazie. buonanotte. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie mille. Appuntamento a maggio. Ciao. Buonanotte. Ciao.